Serie A 2013-2014 chiusa. Ci vediamo l'anno prossimo. Allora ragazzi, io non sono incazzato, io sono deluso. Cioè i ragazzi sono deluso. Ho appena finito di vedere la partita qui sotto, io non ho parole, perché comunque non mi sto incazzando con il Napoli, perché non ho nulla da dire su questa squadra, nonostante non sia proprio la mia preferita. Comunque, quindi consiglio vivamente ai tifosi del Napoli qui sotto di non scrivere cose come rosica, non sto rosicando. Non sono incazzato, sono deluso, profondamente deluso, sono, diciamo, rammaricato per la partita che è stata, perché comunque abbiamo visto una Roma che ha giocato bene, ha fatto tanti tiri. Cioè, ragazzi, abbiamo avuto il pallino del gioco per più di tre quarti d'ora. Diciamo, vabbè, ci siamo quasi equamente divisi, non so come spiegarvi, siamo quasi equamente divisi. La partita, il primo tempo è stata totalmente Roma, il secondo tempo è stato 70% Napoli, forse 60% e 40% Roma, che comunque abbiamo giocato gran bene, e questo c'è da ammetterlo. Il Napoli ha fatto una partita, diciamo, non c'è nulla da dire contro il Napoli, perché sono stati cinici, insomma, hanno avuto alcuni tiri, ringraziamo De Santis che ha salvato, ma se no comunque avremmo potuto perdere 3-4-0, quindi ci siamo anche salvati, ma ho preso il gol della merda, perché comunque potevamo prenderli in molte altre occasioni gol. Invece De Santis ci è arrivato, poi ha fatto una cazzata enorme Romagnoli, abbiamo preso quel gol di merda di testa da Cagliaon, che io odio profondamente, ma non è per il gol, è l'unico napoletano di merda che odio. Higuain non me ne frega niente, indifferente, Albiol indifferente, chiunque, Hiller, Zemaili, tutti indifferenti. Cagliaon mi sta sul culo, perché con quella faccia io ho detto magari mi segna Higuain, preferisco. A parte, io pensavo di perdere 3-4-0. Invece ce la siamo giocata, abbiamo giocato meglio noi, sono incazzato con la squadra perché noi non siamo da scudetto, e sono felice che la Juventus abbia vinto ipoteticamente questo scudetto, sono felice che il Napoli ora ci sta col fiato sul collo, e ci perdevamo di perdere 3-4-0 questa partita, ragazzi, perché ci stava bene, ci dava una svegliata del cazzo, perché quando tu fai 20 tiri in una partita, quando c'è l'occasione della vita per segnare in ogni minuto e non la butti dentro, tu ti meriti di perdere, perché non è giusto vincere una partita in cui sprechi tanto. Non è stato giusto vincere nemmeno per il Napoli, che alla fine, oltre a quei tiri, ogni tanto non ha combinato quasi un cazzo, ma ha fatto quel gol di testa, va bene. Comunque il Napoli ha fatto la partita e ha vinto, sicuramente ha fatto molto più di quanto ha fatto la Juventus contro il Milan settimana scorsa. Il Napoli se l'è giocata sul piatto, noi siamo andati a Napoli con tutta la forza, Rudy Garcia ha fatto vedere la solita cosa, siamo di lo 0-0, no, abbiamo perso. Rudy Garcia comunque grande allenatore, non c'è nulla da dire. Vabbè, la Juventus ha vinto questo scudetto, niente da fare, dobbiamo essere più cinici. Gervinho è bravissimo, cioè ragazzi, io Gervinho qua amo per i dribbling che fa, però davanti alla porta non segna, non fa niente. Cioè io non lo sopporto quando tu ti fai tutto il campo, poi arrivi davanti alla porta, la passi, uno te la triangola e tu gliela spari in bocca al portiere. Non c'è bisogno, non c'è modo. Cioè, cerchiamo di chiudere queste cazzo di partite, cerchiamo di concluderle in maniera esemplare, perché possiamo chiuderle già prima di molto tempo, non c'è bisogno di aspettare così tanto. Segniamo subito, la buttiamo dentro, perché le occasioni ce le abbiamo avute anche parecchie, e andiamo a vincere. Ora spero comunque nella prossima settimana comunque di cominciare ad intraprendere un ruolino di marcia vincente per levarci questo Napoli di merda alle spalle. La Juventus è troppo sopra, 14 punti, sono felice di essere arrivato qui comunque a recensirvi ogni partita della Roma, continuerò a farlo fino alla fine del campionato e comunque volendo anche gli anni seguenti, se voi vorrete seguirmi, se ci sarà il vostro apporto. Quindi ragazzi, continuiamo su questo, di questo passo. La Juventus è sopra, ma noi abbiamo fatto una stagione spettacolare, stiamo lì sotto, guardiamoli così e attendiamo.